quello che sentiamo adesso, tutti i problemi sono immigrati, che non è vero, perché gli immigrati cosa fanno? Vabbè, ma che io non ho capito una cosa. Secondo te dunque la vittoria di questo Mahmoud è una cosa simbolica per l'Italia, che non è che in questo modo riesce a migliorare la sua immagine da paese razzista? Me, posso sbagliare, però meglio così. Meglio così. Vabbè, ciao Hisham, ciao. Ciao, grazie. Fermi tutti, leggo un nome, caro Parenzo, Donato. Leggo un nome, Donato. Donatino. Ciao Giuseppe, ciao a tutti. Mancava questo. Chiedo scusa ai radioascoltatori. No, perché devi chiedere scusa? Volevo dire, tu già ho sentito prima che tu hai detto che se questo cantarino fosse stato italiano avrebbe vinto. No, non avrebbe vinto. No, come scusa, ripetimi un attimo, no. Tu prima hai detto che questo cantarino, se fosse chiamato Michele, avrebbe vinto. Io dico, no, non avrebbe vinto. È un nome d'arte. Non avrebbe vinto, perché è la canzone più... Allora, noi abbiamo in Italia, vorrei parlare... Ma è italiano. Tu sai che io è da anni che... Mahmoud è italiano. Non è italiano! Un uomo di merda! Non è italiano! È figlio di un islamico... Il quale probabilmente avrà convertito la moglie, perché il ragazzo prende che sia pure omosessuale islamico. Ma cosa dici? Ma non mi interessa un cazzo se sei omosessuale. A me del sesso degli altri non mi interessa un cazzo. No, questo ti deve interessare. Sciocco di uno sciocco che non sei. Perché ti umili così? Perché ti rendi così stupido? Andate a vedere italiano. Allora Sanremo, se io avessi una piccola rubrica, non dico lo spazio enorme come c'ha questo delinquente, chiamasi Parenzo, che vale meno di uno stronzo di una jumenta. Io se avessi il potere, nel giro di pochi mesi indurrei gli italiani, la RAI stessa, piena di parassiti, sarebbe molto di bello. Mondi, di chiaviche, di filo islamici, di traditori, di leccaculi, di sperma spettacolo, di italiani di serie Z. Io Sanremo lo abolirei. Sanremo è la pattumiera musicale del mondo. Vabbè, ho capito, però non ha mai dato nulla. Però questo è un altro discorso. Tu adesso tu addirittura vorresti il potere per abolire Sanremo, amico mio. Sanremo è il cimitero della musica. Vabbè, questo è un altro... Il cimitero della musica. Però voglio dire una cosa. Se Sanremo fosse mandato in onda sulla 7, senza il mio canone e senza la pubblicità, si sarebbe estinto già negli anni 70. Ha fatto quasi il 50% di ascolti. Di che cosa parli? Stupido che sei. Ma di cosa parli? Cornuto e traditore di Claudio Baglioni. Ma che adesso, cornuto e traditore. Le musiche più belle che ha cantato è Baglioni. È una cosa che dici tu, cornuto e traditore. A questo non gli è bastata la lezione. Non era sua. Però io, ma lascia, non era tua. Lasciamo perdere adesso le cose così. Vanessa. La vittoria di questo Mahmoud, che cosa ti ispira, diciamo? Ispira una dipartita. Come una dipartita? Una dipartita. Io da cristiano in un paese islamico. Bravo! A cantare un testo che non so che ci dassi il crocifisso. Quando te ne vai? Quando è che vai? Di partita hai detto vai. Nessuno ti trattiene, fidati. Fidati. Io te l'ho sempre detto. Dimmi. Tu rinascerai. Qualora avrai il coraggio di avere il potere, di buttare questo nella pattumiera. Questo sai chi è? Hai mai messo il naso nella puzza di una bellissima regina? C'ha quella puzza quando la chiesa non si lava da 20 giorni? Ecco, quindi in confronto a questo individuo è un profumo! Io voglio capire una cosa, questo Mahmoud però non è islamico da quello che risulta, tra l'altro. Ma l'hai visto gli occhi o no? Ma che c'entra gli occhi? Ma hai sentito la voce di Donato? È coglione, non è italiano. Donato, infatti, non è italiano. Ragazzo. È un coglione. Quando è uscito a Sanremo avrebbe dovuto dire: sentite, voi che mi state votando, sporchi traditori che mi state votando, perché questo qui poi, tutto sommato, sotto la linea, diciamo, dell'etica, sarebbe meglio di quelli che l'hanno votato. Perché io ce l'ho più con quelli che l'hanno votato. Cioè, quelli che l'hanno votato volevano inculare Salvini. Questo è uno schifo! Che schifo! Senti, per concludere, scusami Donato, c'è Gottardo che scrive, mi sta scrivendo, ma questo si è mai fatto curare, Donato da Varese? Dice signor Gottardo. Allora, tu fai una cosa, cioè, guarda, mettimi questo pezzo di merda davanti al microfono, davanti a me,
Infatti lo faccio cagare dalla bocca. Cagare dalla bocca. Signor Gottardo, signor Gottardo, prossimamente ci sarà una grande sfida. Donato da Varese versus Gottardo. Vuoi... mamma mia, è un gioco. Vuoi veramente umiliare Gottardo? Non lo umilio, da solo c'è con quella faccia. Prossimamente su questi schermi. Ciao Donato, un abbraccio. Ciao.